Tutte queste competenze creative, tecniche e relazionali in questo tipo di lavoro, e io mi permetto di dire nella modernità, nella società e nel tempo in cui viviamo, queste competenze vanno particolarmente integrate, hanno generato una miriade di nuovi mestieri che tante volte hanno dei nomi anche ridicoli, oltre che esterofili. Se voi digitate nuove professioni del web su internet, vengono fuori mille nomi che poi alla fine sono, per evitare confusione, riconducibili a delle specifiche competenze che questi diversi mestieri, web designer, social media manager, avete mai sentito parlare di queste espressioni? Ecco, che vanno molto anche di moda, fanno tendenza. Ecco, tutte queste professioni in realtà fanno riferimento a delle competenze che si possono sviluppare attraverso l'uso del web e la sua miriade di ramificazioni, di possibilità che permette. Oggi io vi voglio parlare di un argomento, o meglio di un direi un campo, un mondo che è particolarmente sviluppato nella rete che oggi si definisce 2.0, avete già sentito parlare. È la rete, è la seconda grande rivoluzione di internet, quella che attraverso la connessione veloce, il fatto di poter scaricare velocemente dati su diversi supporti, c'è anche questo aspetto, grande velocità della banda, no? Che quindi ci permette di vedere video, scaricare ad alta velocità musica, contenuti di vario tipo. Questa grande rivoluzione, che è in corso da qualche anno, insieme all'enorme diffusione dei supporti digitali quali smartphone e l'ultima grande rivoluzione dei tablet più portatili, eccetera, insomma, avere questi accessori diffusi nella nostra vita ha permesso questa grande rivoluzione del 2.0 con una parte centrale che è quella di cui vorrei parlare oggi, secondo me, che può funzionare un po' da collettore di tutto questo mondo. Mi riferisco ai blog. Spiegare dal punto di vista tecnico i tre principali, secondo me, le tre principali tipologie di sito internet che si può visitare quando navighiamo nel web. Se vi ricordate bene, la prima volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato appunto dei diversi modi di utilizzare internet. Il web è una cosa, i siti, no? Visualizzare pagine, la posta elettronica è un altro sistema, e poi c'è anche il sistema VoIP, telefonare attraverso la rete, vedi alla voce Skype. Ecco, se ci fate caso, tutte queste cose, questi mondi, questi marchi li conosciamo perfettamente, li utilizziamo, ma nel momento in cui dobbiamo definirli siamo un po' in difficoltà, no? Ecco, capita a tutti questa cosa sulla teoria. Allora, esistono tre tipologie di siti, secondo me, visitabili nella rete. A, i siti web propriamente detti, i portali e i blog. Un sito web è una serie di pagine che permettono di visualizzare ciò che un'azienda, un artista, un imprenditore, un artigiano, una ditta, un elettricista, cioè chiunque, no? Ecco, costruisce un sito internet, si affida di solito a un webmaster, che è un progettista che sa usare determinati programmi per costruire queste pagine e diffonderle nella rete. Il sito web è nato un po' nella prima fase di internet, quella appunto 1.0, quando si doveva mostrare qualche cosa agli altri, per esempio della propria attività, e dentro ci sono i contatti, le immagini, i video. Quante volte avete visto un sito internet? Ecco, tantissime credo, tutti i giorni visitiamo siti internet. Il portale non è un sito internet nel senso propriamente detto, ma è un sito che raccoglie a sua volta tanti altri siti. La grande differenza fra il portale e il sito internet è che il portale non produce contenuti propri. Anche nelle aree di vostro interesse esistono sicuramente dei portali che raccolgono informazioni, per esempio, non so, sulla musica, sul cinema. Vi capita di andarci molto spesso, secondo me, a visitare siti di questo tipo. Il portale, che attraverso una regia di chi lo gestisce, raccoglie insieme informazioni. Un blog è una cosa ancora diversa. Il blog nasce dalla contrazione del termine
weblog, ovvero diario sul web. Questo è un blog. In questo caso il blog di uno scrittore che, come tutte le altre figure di diverso tipo che aprono un blog, che cosa fa? Ha una passione, ha una competenza, ha una professione, ha un'attività, per esempio, no? Che vuole promuovere e diventa blogger, ovvero scrittore di un diario in rete. Blogger celebri sono alcuni giornalisti, per esempio, che si sono dedicati alla scrittura in rete in questo senso. Aziende celebri hanno ottimi blog in rete. E che caratteristiche ha il blog? E perché è così importante? E perché ve lo propongo in questo contesto? Perché mentre un sito internet è qualcosa di statico, più statico meglio, di più grande, di più difficilmente costruibile, programmabile anche per persone che non hanno necessariamente grandi competenze di tipo informatico, perché il sito internet va disegnato, vanno conosciuti determinati linguaggi di grafica, appunto di informatica, di comunicazione, va pensato da zero. Ci siamo? E quindi ci vogliono una serie di professioni o perlomeno di competenze che chi vuole aprire un sito internet deve avere per poter costruire da zero questa cosa. Il blog nasce nel momento in cui piattaforme, ovvero dei siti che mettono a disposizione particolari funzioni aperte, appunto queste piattaforme rendono disponibili, e questa è l'altra grande rivoluzione, gratuitamente la possibilità di aprire una propria pagina su quel dato sito, su quel dato blog. Come si dice quando io scrivo una notizia su un blog? Questo è un altro, guardate. È un post, una notizia. Scrivo qualche cosa che mi riguarda perché voglio comunicare con il mondo. La grande opportunità che potete avere di promuovere una vostra particolare competenza, come lo dicevamo già nel nostro primo incontro, una vostra particolare passione, una vostra capacità. Voi adesso siete nel mondo della scuola, ci mancherebbe, ma un domani il vostro mestiere può essere promosso attraverso la rete, attraverso in particolare un blog, che ha determinate caratteristiche differenti, come accennavo, rispetto al sito internet, ma ne ha delle altre molto funzionali. Non bisogna avere particolari competenze informatiche. Io mi collego a una di queste piattaforme gratuite, Blogspot, Splendr, wordpress.com oppure Joomla. È interessante come voi vivete immersi, chi più chi meno, dentro una realtà social che è diventata normale, ma paradossalmente conoscete magari poco del mondo che ha generato questa cosa. Non c'è bisogno di essere un programmatore informatico. Mi iscrivo a una di queste piattaforme e pubblico cosa? Ecco che qui nasce, perché il problema di sempre è che oggi la tecnologia ha enormemente potenziato, perché io sono qui a esporvi e a entusiasmarvi, se ci riesco, spero, delle potenzialità che la tecnologia, in particolare il web, ci mette a disposizione per esprimere delle nostre competenze o capacità, però giustamente bisogna che queste ci siano. Cioè, prima di avere una bella penna, un bel foglio di carta, una bella scrivania, capite cosa voglio dire? Bisogna avere qualcosa da dire. Siete d'accordo? Sì. Ecco, ovviamente io non posso darvi le vostre passioni, ma non credo che neanche vogliate farvele tirare fuori da me. Ecco, ce le avete sicuramente. Il mio lavoro è quello di entusiasmarvi attraverso le possibilità che la tecnologia ci mette a disposizione e tirar fuori la voglia di fare qualche cosa di mio e di raccontarlo. Il blog permette tutto questo. Ecco perché è una componente centrale del web 2.0, capite? E mi fa stupore osservare come voi, che tra l'altro siete interessati perché non sareste qui a fare questo corso, tutto sommato ne sappiate poco, perché ve ne viene parlato poco di questa cosa. Si fa un gran parlare di Facebook, dei social, della privacy, di questo, di quell'altro, ma si sa poco della grande potenzialità che internet ci mette a disposizione.